Originari dell'antico Siam, i gatti siamesi ed orientali si differenziano solo per il colore degli occhi e per le caratteristiche del mantello. Mentre il siamese ci affascina con l'intenso blu maiolica dello sguardo e con le macchie di una tonalità più scura su muso, orecchie, zampe e coda, l'orientale cattura la nostra attenzione con i suoi verdissimi occhi. L'orientale si distingue dal siamese anche per il colore del manto, che deve essere di un'unica tinta, uniforme o tigrata. Anche la storia di queste due razze è piuttosto diversa. Il siamese, infatti, era un apprezzato frequentatore delle ricche corti dell'attuale Thailandia. Chissà, forse il suo regale portamento dipende proprio dal fatto che sino al 1800 venne allevato esclusivamente nei magnifici ambienti del Palazzo Reale di Bangkok. L'orientale, invece, era il gatto amato del popolo, anche se fra le rovine di Ayuda, capitale data alle fiamme dai birmani nel 1767, sono state rinvenute raffigurazioni di gatti monocolori molto simili agli orientali. La sorte del gatto orientale fu meno fortunata. Questa varietà di gatti si impose all'attenzione solo molto più tardi. La razza orientale venne ufficialmente riconosciuta negli Stati Uniti nel 1976 e l'anno seguente anche in Europa. Esiste però una terza varietà che si può considerare come anello di congiunzione tra il siamese e l'orientale. Si tratta del Foreign White, che al mantello monocolore bianco unisce i tipici occhi blu maiolica del siamese. E proprio nel Foreign White troviamo la conferma dell'origine comune di queste due razze, che solitamente nelle esposizioni feline sono riunite in un'unica classe definita siamesi ed orientali. L'orientale deve a sua volta presentare un pelo di colore uniforme ed assolutamente senza macchie o striature, a meno che non siano espressamente richieste come nel caso della varietà Tabu. Il carattere del siamese e dell'orientale ci regala una compagnia vivace, curiosa e giocherellona. A differenza di altre razze, questi gatti sono particolarmente portati ad esprimersi tramite una gamma infinita di miagolii dal particolare significato. Fortemente attaccati al padrone, manifestano un vivo sentimento di gelosia contro gli estranei ed un forte sentimento di possessività. Completamente autonomi, testardi e a volte permalosi, non sono disponibili a subire un'educazione forzata, ma dimostrano la massima arrendevolezza quando vengono convinti con affetto e sensibilità. Fantasiosi e mai noiosi, i gatti siamesi ed orientali sono noti per la capacità di mantenersi perfettamente puliti. Imparano subito ad usare la cassetta e dedicano molto tempo alla toilette personale. Eleganti, ipersensibili e simpaticamente imprevedibili, i gatti siamesi ed orientali sono affettuosissimi compagni di vita, che per le loro doti di fedeltà e devozione possono essere verosimilmente paragonati ai cani. La proverbiale flessuosità, il serico incanto della pelliccia e l'intensità dello sguardo fanno di questi esemplari i degni eredi di una stirpe che ebbe origine nella magica cornice dell'antichissimo Siam.